Ma la vicenda Cuffaro credo che sia importante perché innanzitutto costituisce una dimostrazione ulteriore che non esiste impunità per i potenti. Cuffaro è presidente della regione, poi senatore, è stato riconosciuto colpevole di favoreggiamento mafioso e quindi oggi si trova in galera. Per la verità non è il primo. Ci sono stati altri processi che hanno avuto analoga conclusione, il processo a Contrada, alto funzionario dei servizi segreti, diventato definitivo una condanna per concorso esterno, altri uomini politici, magari meno noti di Cuffaro, ma anche importanti, come l'ex senatore Vincenzo Inzerillo, già vice sindaco di Palermo in passato, anche lui è stato condannato a una sentenza definitiva per concorso di associazione mafiosa, anche lui in carcere. E l'ex onorevole Franz Gorgone, e anche lui politico della Prima Repubblica, già sottosegretario di vari governi della Democrazia Cristiana, anche gli è condannato a sentenza definitiva al concorso esterno. Questo di Cuffaro è l'ultimo episodio e dimostrazione di una politica che per tanti anni in Sicilia si è fatta convivendo con la mafia, anzi stringendo accordi con la mafia e senza dover fare, non sarebbe neanche giusto, di fare un capo espiatorio, credo che sia importante che invece questo processo dà uno spaccato di quello che è stato a lungo la politica nel rapporto con la mafia. Non un caso, ahimè, purtroppo isolato di Cuffaro, ma uno dei molti che ha fatto politica grazie ai suoi accordi con la mafia.